Ciao a tutti ragazzi. Allora, oggi andiamo a fare un video differente. Non è un video di pesca con un pesce in canna, ma vado a fare un video con un mio parere su questa nuova treccia che sto utilizzando per lo spinning, ovvero il nuovo Sunline X Plasma Asegai. Io precisamente ho montato un 16 libbre che corrisponde ad un PE 1.5. Quello che sto notando su questa treccia, che poi è quello che dice la casa produttrice Sunline, rispetto alle normali trecce che abbiamo oggi in commercio, è una treccia con una maggiore fluidità, ed è veramente così perché è una treccia molto fluida. Poi è una treccia molto silenziosa tra gli anelli, ha una scorrevolezza superiore ad altre trecce presenti sul mercato. Adesso non sto qui a fare nomi, però in diversi anni che faccio lo spinning ho usato parecchie trecce e devo dire che questa treccia è veramente una treccia molto scorrevole. Ma poi quello che mi ha stupito molto di più di questa treccia è la quasi totale repellenza all'acqua, perché non va a assorbire acqua questa treccia, quindi cosa va a succedere? Come un nylon, ma è un braided. Succede che ogni lancio che noi andremo a fare abbiamo la treccia scarica d'acqua, quindi non appesantita, quindi andremo a fare sempre un lancio sulla lunga distanza, cosa che mi è successa in passato con altre trecce che vanno ad assorbire acqua, quindi ci vanno a ridurre la distanza di lancio. Magari quando arriviamo i primi lanci facciamo tantissima distanza, ma con l'andare avanti della pescata la treccia assorbe acqua appesantendosi e andiamo a fare meno distanza. Invece con questa di qua non mi sta succedendo, anche 2, 3, 4 ore di pesca riesco a fare sempre la stessa distanza perché la treccia non viene appesantita. Poi un'altra cosa che ho notato è un'ottima resistenza all'abrasione. Pescando a spinning di scogliera, involontariamente capita spesso di strofinare la treccia sugli scogli e nonostante resiste veramente bene. Mi è capitato anche di utilizzarla in spiaggia sul basso fondo, anche lì strofinando sulla sabbia, che capita molto spesso pescando sul basso fondale sui 40-50 cm di fondo, di strofinare la treccia per terra e la treccia resiste veramente bene all'abrasione. Poi ha anche un'ottima tenuta al nodo, devo dire un'ottima treccia ragazzi, non mi resta che consigliarvela veramente. Io prima di poter parlare di un prodotto preferisco provarlo e testarlo io per poi poter dire veramente quello che ne penso, e ciò che vi sto dicendo è la mia semplice opinione da pescatore. Va bene ragazzi, una buona giornata a tutti e ci vediamo al prossimo video.